Benvenuti a Donne di Fede, benvenuti anche questo giorno per confrontarci, per comprendere meglio il Signore cosa ci vuole dire, cosa ci vuole insegnare, cosa vuole correggere nella nostra vita. Il Signore ci ha fatto in un modo meraviglioso e tante volte noi stessi da soli ci disprezziamo, diciamo non mi piaccio come sono e ci diamo delle descrizioni, ci definiamo in un malo modo, disprezzando la creatura che non è altro che noi siamo il frutto delle mani di Dio. Il Signore ci ha modellati, ci ha plasmati, ci ha creati in un modo straordinario. Noi abbiamo delle emozioni, che sono la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto, la sorpresa. Ma in realtà sono delle sensazioni, sono solo emozioni. Non possiamo fare delle emozioni la nostra identità. Quante persone ci sono dicono io sono pauroso, io sono irascibile, definendosi con un'emozione. In realtà sono soltanto sensazioni che addirittura tu puoi controllare. Quindi è sbagliato definirsi appunto con un'emozione, perché l'emozione non sta a identificare la nostra persona. Nel verso di Proverbi 16:32 c'è scritto: chi è lento all'ira vale più di un prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Quindi il Signore ci esorta a controllare le nostre emozioni, ad avere autocontrollo. E quando si parla di autocontrollo, non parliamo soltanto dell'emozione della rabbia, che spesso pensiamo soltanto all'emozione della rabbia, ma anche all'emozione della gioia, per esempio. Tutte le emozioni devono stare sotto il nostro controllo. Non dobbiamo lasciare che esse dominino la nostra vita, ma deve essere al contrario. Noi proviamo delle sensazioni, delle emozioni e dobbiamo cercare di saperle controllare, perché altrimenti finirà che loro controllano e gestiscono noi. Avete presente di quelle persone che dicono continuamente io faccio quello che sento? Io sento questa cosa e quindi la devo fare. È possibile che prendano gli ordini da quello che provano? Tante volte quello che si prova non è la cosa giusta. Quindi è fondamentale essere ripieni di Spirito Santo per essere uomini e donne che abbiano un tale autocontrollo da saper gestire anche quello che provano. Ma il Signore sempre ci esorta ad essere sobri ed equilibrati, perché poi ci sono quelli che addirittura negano ogni tipo di emozione. No, io non sono arrabbiato, no, io non sono ferito, no, io non sono. E negano tutte le emozioni che hanno, se, diventando prigionieri di loro stessi, non esprimendo mai cosa vogliono fare, cosa gli dispiace, cosa no. Anche questo è sbagliato. Dobbiamo essere sempre equilibrati. Quindi è importante oggi capire insieme perché è fondamentale controllare, saper controllare le emozioni. E di questo argomento così particolare ne parleremo insieme alla nostra amica Enza Cugno. Enza, benvenuta. Buongiorno, Grazie, buongiorno e pace. presentati Enza, chi è Enza Cugno? Allora, mi chiamo Enza Cugno, ho 50 anni e abito in Belgio. Sono sposata da quasi 30 anni con Marco Pavone e abbiamo tre figli. Insieme curiamo due chiese in Belgio e abbiamo anche scritto un libro intitolato Dio c'è sempre. Inoltre sono leader dell'attività Dorcas in Belgio che fa parte dell'Opera Cecine, di cui ne ho parlato l'altra volta. Ho conosciuto il Signore come mio personale salvatore all'età di 14 anni e ringrazio il Signore per come ha cambiato totalmente la mia vita, ha dato proprio un senso alla mia vita e non solo, perché non l'ha fatto solo con me, ma l'ha fatto anche con la mia famiglia e i miei parenti. E non c'è niente di più bello che amare, conoscere e servire il Signore. Gloria a Dio, meraviglioso servire il Signore. Qualcuno magari che sente dice, vabbè, forse loro servono il Signore. Sai, ci sono molti che seguono per le prime volte e ci sono anche tanti che ancora non hanno conosciuto il Signore come Salvatore. Lo conoscono soltanto come Signore, ma non come Signore Salvatore, colui che si è avvicinato a noi per empatizzare con noi. E forse c'è qualcuno che segue e dice, vabbè, forse loro provano gioia nel servire il Signore perché non hanno problemi. Voglio subito smentire questo pensiero. Perché non è così. Anche noi
abbiamo le nostre difficoltà, anche noi viviamo su questa terra, come tutti gli esseri viventi, abbiamo i nostri problemi da affrontare ogni giorno. Bene, oggi Enza parliamo dell'emozione, dell'importanza di tenere sotto controllo le nostre emozioni. Quindi ti invito ad aprire l'argomento, perché è importante saper controllare le nostre emozioni e come possiamo farlo. Sì, infatti, allora è molto importante saper controllare le nostre emozioni perché altrimenti potremmo fare decisioni o dire cose o fare cose di cui dopo ce ne potremo pentire. Puoi anche approfondire di più, ti lascio libera di esprimerti in totale libertà, quindi prego, Enza. Allora, vorrei iniziare prima di tutto parlando di una donna e poi dopo vedremo quale insegnamento ne possiamo trarre per le nostre vite. Non sappiamo il nome di questa donna, perché la Bibbia non ce lo rivela, però il marito è molto conosciuto. Il marito è conosciuto a causa di una prova che ha attraversato con grande pazienza. Invece la moglie è conosciuta per una frase pronunciata in un momento di grande sconforto e a causa della quale viene molto criticata. A me piace meditare, su cose semplici e anche vederle da diversi punti di vista. Così ho voluto considerare la moglie di Giobbe. Giobbe e sua moglie vissero più o meno nel periodo, dopo il diluvio, ma prima di Abramo. Dopo questa donna, cioè di questa donna di cui non sappiamo il nome, che viene molto criticata a causa di questa frase ormai diventata famosa che disse a suo marito: "Lascia stare Dio e muori". Questa frase la troviamo in Giobbe, al capitolo 2, versetto 9. Ma vogliamo approfondire la sua storia. Dunque, questa donna era la moglie dell'uomo più giusto di tutta la terra, che temeva Dio e fuggiva il male. Come lo sappiamo perché Dio stesso lo dice di Giobbe, Dio testimonia di Giobbe e questo lo leggiamo in Giobbe 1 al capitolo 8, cioè Giobbe capitolo 1 al versetto 8. Il Signore disse a Satana: "Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male". Dunque Dio stesso testimonia questo di Giobbe. E allora mi sono posta a pensare, ma certamente l'uomo più giusto di tutta la terra non avrebbe mai sposato una donna stolta. E infatti la benedizione di Dio era su di loro, su questa famiglia. Avevano 10 figli ed erano molto benestanti e c'era proprio la protezione di Dio intorno a loro. Giobbe ci teneva tanto alla sua famiglia, lo sappiamo perché intercedeva sempre per i suoi figli. E si preoccupava per la loro vita spirituale. E sicuramente la moglie non era assente di tutto questo, anche se non viene spesso nominata. Leggiamo in Giobbe 1 al versetto 5: "Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire, cioè i suoi figli, per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro". Giobbe faceva sempre così. Dunque Giobbe si preoccupava proprio della vita spirituale dei suoi figli. Insomma, Giobbe è diventato ormai famoso per la sua pazienza, per aver sopportato queste prove durissime, ma spesso non ri riflettiamo che quando queste prove arrivarono per Giobbe, arrivarono anche per sua moglie. Anche lei, come Giobbe, perse tutti i suoi beni, i buoi, asini, pecore, cammelli, i servi e tutti i 10 figli in un giorno solo. Proviamo a immedesimarci, in una madre che perde i suoi 10 figli in un giorno solo. E le cause dei disastri le leggiamo nella Bibbia e sono 2 volte sono stati attacchi da altri popoli, come i Sabei e i Caldei, 2 volte le forze della natura, fuoco dal cielo, e anche un vento fortissimo. E quest'ultimo, il vento fortissimo, fu la causa della morte dei 10 figli. Tutto causato dal diavolo e permesso da Dio. E fino a qui non leggiamo nulla sulla moglie di Giobbe. Giobbe esclama a questo punto, esclama anche la sua frase molto conosciuta in Giobbe al capitolo 1, versetto 21-22.
dove dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Leggendo nella parola mi sembra di capire che la prova più grande per la moglie di Giobbe sia stata la prossima prova, sarebbe la quinta. Giobbe viene colpito dal diavolo con un'ulcera maligna, dalla testa ai piedi. Naturalmente il diavolo ha dovuto chiedere il permesso al Signore, perché il Signore poi gli ha proibito di toccare la vita di Giobbe. E questo ci fa anche riflettere che Dio mette sempre dei limiti alla nostra sofferenza e alle nostre prove. La moglie di Giobbe invece sembra che rimase in buona salute. E infatti la prova più grande per questa donna è stata proprio quella di vedere suo marito, l'uomo fedele a Dio, l'uomo che lei amava, tutto quello che le era rimasto, perché il resto anche lei aveva perso tutto. E vide l'uomo che lei amava soffrire in un modo così atroce. Io sono infermiera, lavoro in ospedale e vedo spesso quando ci sono le persone che soffrono, quelli che stanno intorno alle persone che soffrono, sembra come che soffrono ancora di più a vedere il loro caro che soffre. Quindi posso immedesimarmi in questa donna vedendo il suo marito che soffre. E a un certo punto lei desidera quasi che lui muore, a posto che vederlo soffrire così. Leggiamo in Giobbe 2, dal versetto 7 al decimo. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un cocchio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? E in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Insomma, dalle parole molto criticate di questa donna possiamo comprendere che lei preferisse saperlo morto che continuare a vederlo soffrire in quel modo. Preferiva vederlo libero dai tormenti, ma pronunciò qualcosa che naturalmente non è da giustificare. Questa donna si lasciò prendere dalle emozioni, dicendo qualcosa di cui forse più in avanti si sarà pentita. Notiamo che la moglie di Giobbe disse proprio ciò che il diavolo voleva sentir dire da Dio. Questo lo troviamo in Giobbe 2, dal versetto 4 al 6, dove Dio disse al diavolo: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Quindi la frase della moglie fu per Giobbe la sesta prova, e il diavolo usò probabilmente questa donna per incitare Giobbe a rinnegare Dio. Invece Giobbe riprese la moglie, diciamo dolcemente, anche in mezzo ai tormenti, perché lui le disse alla moglie: parli da donna insensata. Non le disse: sei una donna insensata, eh? È così perché Giobbe conosceva sua moglie, perciò non la chiamò donna insensata, ma rimarcò che il suo parlare fosse come di una donna insensata. Dunque, ma la prova, andiamo più avanti nella storia di Giobbe, la prova più grande per Giobbe fu la settima, e cioè il giudizio dei suoi amici, Elifaz, Bildad e Sofar. Essi, vedendolo nelle sofferenze, lo consideravano un peccatore. Infatti pensavano che se non avesse peccato, Dio non l'avrebbe dovuto punire così gravemente. Solo a questo punto vediamo che Giobbe maledice il giorno della sua nascita, al capitolo 3, versetto 1. Poi fino al capitolo 31 leggiamo i discorsi di Giobbe e dei suoi amici. Essi continuano ad accusarlo di aver peccato, mentre Giobbe si giustifica dicendo che non ha nulla da rimproverarsi,
e che Dio lo stia punendo ingiustamente. Infine si presenta un quarto amico di Giobbe, Eliù, il più giovane, che mise in evidenza la grandezza e la maestà di Dio. Disse che l'essere umano non è nulla davanti all'Onnipotente e che Dio non deve rendere conto a noi di quello che fa o che non fa, come il vasaio non deve rendere conto al vaso di quello che fa. Poi dai capitoli 38 fino al 41 vediamo come il Signore risponde a Giobbe in mezzo alla tempesta. Che sollievo sapere che Dio ci ascolta e ci risponde, anche se ci troviamo in mezzo alle tempeste della vita. Dio è sempre presente nelle nostre difficoltà, anche se per un tempo potrebbe tenersi in silenzio. Dio ha i suoi svariati motivi per farlo, a volte per fortificare la nostra fede, per insegnarci qualche cosa o per essere di esempio o di incoraggiamento per gli altri. Ma torniamo alla moglie di Giobbe. Al capitolo 19 vediamo che tutti abbandonano Giobbe, i suoi parenti, i suoi vicini, i suoi servi. Gli unici che sono ancora con lui sono i suoi migliori amici che lo stanno accusando che è un peccatore, però vediamo che la moglie è ancora lì con lui. Infatti leggiamo al capitolo 19, dai versetti 14 a 19. Giobbe dice: mi hanno abbandonati i miei parenti, gli intimi miei mi hanno dimenticato. I miei domestici e le mie serve mi trattano come un estraneo. Ai loro occhi io sono un intruso. Chiamo il mio servo e non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna a mia moglie. Faccio pietà a chi nacque dal grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi disprezzano. Se cerco di alzarmi mi deridono. Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Dunque, anche se le piaghe ripugnanti di Giobbe rendono molto difficile ravvicinarlo, leggiamo che la moglie però non l'ha lasciato, sta ancora lì. Sicuramente il diavolo avrà tentato anche questa donna, mettendole pensieri di abbandonare Giobbe, ma lei è ancora lì. Alla fine Dio confronta Giobbe con la sua onnipotenza e onnisapienza. Gli chiede se vuole ancora contendere con lui, ma Giobbe si pente e dice al capitolo 40, versetto 4: ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Quando Dio ristabilisce Giobbe, dandogli il doppio di tutto quello che aveva perso, anche sua moglie, vediamo come viene ristabilita insieme a lui. Il Signore concede loro di nuovo 10 figli. Questo lo troviamo nel capitolo 42. Poi vediamo anche che Dio rimprovera severamente i primi 3 amici di Giobbe, il quarto no, e disse che Giobbe doveva pregare per loro affinché non fossero puniti. Ma riguardo alla moglie non troviamo nessun rimprovero da parte di Dio. Possiamo concludere che la moglie di Giobbe attraversò delle prove atroci. E in un momento si lasciò prendere dalle emozioni causate dalla disperazione, dall'amarezza, scoraggiando il marito con le sue parole. Vediamo che, nonostante ciò, lei restò con lui, anche quando tutti li abbandonarono. E infine notiamo anche che Dio non la rimproverò. Questa donna è restata con il marito nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia. Al posto di giudicare questa donna, possiamo invece provare grande compassione per lei. Quante volte, per molto di meno, ci lasciamo noi anche prendere dalle emozioni e ci scoraggiamo, dicendo forse cose di cui dopo ci pentiremo. Dobbiamo ricordare che ogni volta che soffriamo, la nostra fede viene messa alla prova. Ricordiamo che Dio ha sempre il controllo della situazione e tutto quello che accade ha uno scopo ben preciso. Per il nostro bene e per la gloria di Dio. Allora vado avanti sul ruolo delle Grazie, nostre emozioni. grazie per averci raccontato tutta la storia di Giobbe. Questo è servito per chi non conosce, per chi non ha avvezzo alla lettura della parola, quindi sicuramente è stato molto, molto importante tutti i passaggi. Visto che oggi noi stiamo parlando del controllo delle emozioni, volevo appunto evidenziare Giobbe come è stato bravo a controllare le sue emozioni.
Quando stava nel bene, quando era l'uomo più ricco d'Oriente, vediamo che si comportava in un modo leale davanti a Dio, si comportava rettamente e onorava il Signore. Quindi Giobbe ha saputo gestire l'emozione della gioia delle ricchezze. Quante persone ci sono che non riescono a gestire le benedizioni di Dio? Appena il Signore li benedice con un lavoro, appena il Signore li benedice donandogli un bambino tanto desiderato, dove si è pregato per anni, ecco che incominciano a indietreggiare nelle cose di Dio. Quante persone ci sono che non riescono a gestire l'emozione della gioia? Allora noi dobbiamo prendere esempio da Giobbe, è stato un uomo che ha onorato il Signore. Sempre. Quindi vediamo un Giobbe che si preoccupava di onorare Dio e si preoccupava anche di quello che facevano i figli, offriva degli olocausti al Signore, dei sacrifici, affinché lui diceva tra sé, se magari questi hanno peccato contro Dio, io con i miei sacrifici riparo. Quindi era continuamente preoccupato. Quante persone ci sono che perché sono benedette, hanno tutto, non riescono poi a gestire queste emozioni? E poi vediamo un Giobbe che è stato capace di gestire l'emozione della rabbia quando qualcuno gli è venuto a dire che hanno rubato tutte le mandrie, che hanno derubato di tutto il bestiame. Quindi lui è stato capace di controllare la rabbia, è stato capace di controllare la tristezza di quando gli è stato annunciato della morte dei figli, è stato capace di gestire l'emozione del disgusto, del giudizio degli amici. Quante volte noi ci troviamo in difficoltà, passiamo dei momenti veramente terribili, dove nessuno vede nel segreto quanti pianti, quante lacrime, quanta amarezza, quanti perché nella nostra vita. E poi arriva qualcuno dall'esterno senza sapere cosa succede, senza sapere quello che proviamo, senza sapere cosa stiamo vivendo, emettono dei giudizi con una tale semplicità, superficialità, possiamo dire. E invece lui è stato capace anche di gestire il disgusto di queste persone che si fanno chiamare amici. Eppure sono stati quelli che si sono seduti con lui e lo accusavano continuamente. Giobbe è stato capace di gestire anche le sorprese. Voi ci pensate uno che riceve notizie uno dietro l'altro? Probabilmente se fosse stato qualcun altro si sarebbe tolto la vita immediatamente. Invece Giobbe è stato capace di gestire anche la sorpresa. Tutto, è stata tutta una sorpresa per lui. Nessuno aveva avvisato Giobbe di quello che era il dialogo tra Dio e Satana. Nessuno ha raccontato a Giobbe che cosa stesse succedendo nello spirituale. È avvenuto tutto questo nella vita di Giobbe di sorpresa, di punto in bianco. Noi usiamo a dire un fulmine a ciel sereno. Quante volte noi proviamo difficoltà a gestire questi fulmini a ciel sereno? Che il Signore veramente ci aiuti a comprendere che noi dobbiamo osservare la vita di Giobbe, che è stato capace di controllare tutte le aree delle sue emozioni, tutto quello che ha provato, non ha mai gestito Giobbe. Quante volte noi, il Signore ci chiama a fare delle cose e noi diciamo io non mi sento di farla e non la faccio. Ma noi non dobbiamo sempre sentirci di fare qualcosa per fare la cosa giusta. Anzi, tante volte per fare la cosa giusta dobbiamo andare contro quello che proviamo. È proprio questa la sfida. E tutti quelli che si fanno dominare dalle emozioni sono considerati carnali dalla parola di Dio. Perché i carnali si lasciano dominare da quello che provano nella carne. Invece i desideri dello spirito sono contrari a quelli della carne. E ora noi possiamo fare un miliardo di esempi. Però noi comprendiamo bene che tante volte quando dentro di noi viene fuori quel sentimento di vendetta, di cattiveria, noi sappiamo che sono tutte emozioni che vengono proprio partorite dalla carne. Ecco perché noi abbiamo bisogno di stare alla presenza del Signore affinché la presenza di Dio nella nostra vita sia così piena da prendere il totale controllo di noi stessi. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi nel momento in cui Cristo vive nella nostra vita, ecco che noi possiamo avere il controllo delle emozioni. E come dicevo inizialmente quando abbiamo introdotto questa puntata, noi non dobbiamo cadere nei due eccessi, né in quello da farci dominare dell'emozione, né in quello di imprigionare le nostre emozioni, ma dobbiamo vivere una vita equilibrata, prendendo le emozioni per quelle che sono. Sono delle sensazioni che ci aiutano a comprendere meglio quello che dobbiamo fare alla luce della parola, con lucidità, stando tranquilli alla presenza di Dio e comprendendo quello che Lui vuole da noi. Voi ci pensate, Giobbe, come completa questo capitolo, tutto questo racconto? Lui dice, fa una bellissima affermazione. Io avevo sentito parlare. Quindi chissà quante emozioni ha provato dentro di sé quando sentiva parlare di questo grande Dio. Ma ora l'occhio mi ha visto, quindi quello che prima erano sensazioni si sono trasformate in esperienza. Quello che prima era qualcosa che ha sentito dire da qualcun altro,
Ora il diretto interessato può raccontare in prima persona che ha visto l'opera di Dio che si è adempiuta sulla sua vita e che si è manifestato per quello che egli è. Quindi tutti quelli che riescono a cercare il Signore con tutto il cuore, la pienezza dello Spirito Santo, ricevono allo stesso tempo autocontrollo. E l'autocontrollo è mettere da parte le proprie emozioni e farsi guidare dallo Spirito Santo. Enza, volevi continuare? Prego, continua. Allora, adesso andremo a vedere cosa sono le emozioni, perché possono essere anche confuse con i sentimenti, ma sono due cose diverse, ma anche se complementari. Allora, cosa sono le emozioni? Le emozioni sono delle reazioni istintive a uno stimolo interno o esterno. Le emozioni sono brevi, però sono intense, non sono premeditate, sono istinti proprio. Ad esempio, avere paura in una situazione pericolosa, oppure provare gioia per una buona notizia, essere tristi per una perdita, o provare rabbia per un'ingiustizia subita, oppure essere sorpresi o disgustati per svariate cose. Ma non c'è neanche da tralasciare per noi donne il fattore ormonale, che influenza molto sullo stato d'animo e sulle emozioni. Dovremmo stare un poco più attente a questo durante anche i cicli mensili, anche i periodi di gravidanza o la menopausa. Le emozioni lasciano vedere ciò che c'è dentro il nostro cuore, come uno specchio. Vorrei fare una parentesi. Oggigiorno le emozioni ricevono molta attenzione. Vedi ad esempio l'uso dei emoji sui social media, che sono diventati uno strumento universale comunicativo. Senza parole si comunica il proprio stato d'animo. Chiudo la parentesi. Ma cos'è il sentimento? A differenza dell'emozione, il sentimento è più duraturo e coinvolge anche il pensiero. Come abbiamo visto, mentre le emozioni sono istinti, il sentimento invece coinvolge il pensiero e si sviluppa sull'elaborazione cognitiva delle emozioni e anche riceve influenza dalle esperienze passate. I sentimenti però, a loro volta, influenzano anche le nostre percezioni e decisioni. Alcuni esempi di sentimenti possono essere amore, odio, gratitudine, solitudine, empatia, gelosia, invidia. Dunque, per riassumere, le emozioni sono risposte immediate, mentre i sentimenti hanno un impatto più a lungo termine anche sulla nostra identità e sul modo in cui interpretiamo le cose. I sentimenti possono essere modificati e possono maturare anche nel tempo, dunque lì dove possiamo lavorarci. Le emozioni e i sentimenti si influenzano reciprocamente. Dunque, i sentimenti vengono formati nel tempo dalle nostre emozioni elaborate con l'intervento del pensiero, mentre in seguito sono i sentimenti a influenzare le emozioni, dunque si influenzano l'uno con l'altro, le quali sono anche la nostra reazione istintiva emotiva. Dunque, questo era giusto per riassumere cosa sono le emozioni e i sentimenti. Ma quello che è importante è cosa dice la Bibbia intorno alle emozioni. Naturalmente le emozioni in generale non sono peccaminose, sono necessarie. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Nella Bibbia leggiamo spesso anche delle emozioni di Dio, che sono perfette. Ad esempio, Dio prova gioia per il bene, dispiacere per la disubbidienza, rabbia per il male. In Osea 11, ai versetti da 8 a 9, leggiamo qualcosa che è molto importante, dove Dio stesso dice: "Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore." Qui c'è già una lezione molto importante. Dunque, nonostante Dio provasse ira ardente per la ribellione del suo popolo, egli sceglie di non sfogare la sua ira, ma di risparmiare il popolo. E qui entrano anche i sentimenti di Dio, come l'amore, la misericordia e l'autocontrollo. La vita senza emozioni sarebbe piatta, senza colore, e le emozioni hanno un ruolo molto importante. Ad esempio, le emozioni ci spingono a fare delle cose che altrimenti non faremmo, come la passione per le anime perdute che ci spinge a evangelizzare.
Quante persone mettono a rischio la propria vita per la salvezza di altre anime? Le emozioni possono essere anche dei segnali che ci avvisano del pericolo. Ad esempio, in una situazione di pericolo imminente, iniziamo a sentirci insicuri e proviamo a fuggire da quella situazione. Poi, comunque, per quanto possono essere buone le emozioni, non dobbiamo permettere che la nostra vita sia guidata dalle emozioni, come già ha detto Marianna. Ad esempio, se io mi sento felice, vado a lavorare, se mi sento triste, non vado a lavorare. No, sappiamo che non funziona così. Nella vita, per poter vivere bene e raggiungere degli obiettivi, dobbiamo spesso fare cose che forse emotivamente, preferiremmo non fare. Ma con la ragione sappiamo che sono necessarie, ad esempio studiare, fare sacrifici, fare allenamento, pulire Enza, la vogliamo casa. dare qualche consiglio un poco più pratico, no? Su come gestire le proprie emozioni. Grazie per tutti gli appunti che ti sei preparata, si vede che ci stai onorando. Però vorrei che tu ci dessi proprio dei consigli molto pratici, anche delle tue esperienze. Come possiamo gestire le emozioni? Qualcuno sicuramente che ci sta seguendo fa fatica proprio a gestire le proprie emozioni. Giustificando se stesse il proprio modo di reagire e di agire proprio strettamente legato all'emozione, come se quasi non potesse, non riuscisse a privarsi della guida delle emozioni. Come possiamo fare? Quali sono le strategie che possiamo attuare per non farci gestire delle emozioni? Proprio in modo molto pratico. Sì. Ad esempio, modo molto pratico sarebbe non reagire direttamente, non lasciarci trasportare dai sentimenti, non reagire, ma riflettere prima di tutto perché provo questo sentimento, perché provo questa emozione e scoprire la causa, se c'è dietro, non so, forse gelosia, invidia o paura, e presentare questa causa ai piedi del Signore. Come ho già detto, le emozioni sono lo specchio del cuore, quindi per controllarle è proprio lì nel cuore che dobbiamo lavorare. E anche le emozioni sono legate proprio alla nostra vita spirituale, è qui dove dobbiamo costruire, nella nostra vita spirituale. Naturalmente, se oggi accettiamo Gesù come personale salvatore, non è che possiamo aspettarci che da domani la nostra vita è perfetta, una condotta perfetta, emozioni perfette, perfetto autocontrollo, non funziona così. La salvezza è istantanea, però naturalmente la nostra mente deve essere trasformata e la nostra vita deve essere formata progressivamente. E più spendiamo tempo con il Signore, più veniamo trasformati alla sua immagine. Come sta scritto anche in 2 Corinzi 3,18, che noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo il Signore che è lo Spirito. Quindi più stiamo con il Signore, più gli somigliamo, più la nostra vita viene trasformata. E naturalmente non dobbiamo neanche sopprimere le emozioni, perché Sì, non è neanche salutivo. è giusto, giusto. Enza, tu pensi che l'ambiente dove viviamo, la cultura, possa in qualche modo intaccare la nostra, cioè, il nostro modo di vivere anche le emozioni? Cioè, è possibile che l'ambiente che sta intorno a noi possa comunque influenzarci in questo, quindi renderci più vulnerabili? Ed essere più soggetti, no, a quello che è l'istinto dell'emozione. Sì, certamente, se si attraversano continuamente situazioni difficili, problemi, questi magari influenzano molto sulle emozioni. Quindi in pratica noi siamo comunque esseri influenzabili, ci facciamo condizionare anche un po' da quello che l'ambiente è intorno a noi. Quindi a questo punto mi viene anche da pensare che il primo ambiente dove noi dobbiamo fare molta attenzione sono proprio l'ambiente domestico. Ogni mamma, ogni papà, sicuramente un po' forse più le mamme che papà, hanno un grande compito, quello di insegnare ai propri figli di gestire le proprie emozioni. Tante volte ci sono dei genitori che si lamentano perché i figli, probabilmente presi da forti emozioni, di rabbia, per esempio, di frustrazione, perdono il controllo. Però noi genitori dobbiamo, con l'aiuto di Dio, essere capaci di insegnare ai nostri figli che devono controllare le proprie emozioni. Saper controllare le proprie emozioni è importante, come dicevamo prima, perché ci aiuta a fare delle valutazioni e dei giudizi giusti, equilibrati.
Noi non possiamo prendere delle decisioni importanti quando siamo in balia di forti emozioni. È fondamentale questo. Capita spesso che quando qualcuno prende una decisione sbagliata, solitamente è successo perché in quel momento ha preso una decisione dietro una forte emozione. Facciamo un esempio. Improvvisamente una persona decide di cambiare città perché in quel posto c'è una persona che l'ha insultata pesantemente e non c'è stato nessun amico uscito a difesa sua, e quindi sentendosi tradito e affibbiando la colpa di quello che ha subito a tutti, lascia ogni cosa e se ne va, lasciando anche il lavoro, lasciando anche la casa. Poi a un certo punto si rende conto che in realtà non è quello che voleva. Ha preso una decisione perché in quel momento, preso da una forte delusione, dall'amarezza, dalla rabbia, dal senso di frustrazione, ha preso una decisione emotiva. E questo è sbagliato. Prima di prendere una decisione dobbiamo sempre fermarci. Quando siamo molto vulnerabili, perché in quel momento stiamo provando delle sensazioni molto forti, emotivamente parlando, dobbiamo fermarci. La stessa cosa quando noi siamo estremamente felici. Rischiamo di prenderci degli impegni con le persone perché siamo spinti da una grande gioia che stiamo provando in quel momento. È sempre importante fermarsi anche in quel caso e non farsi prendere dall'euforia di prendere delle decisioni così, su due piedi, e poi dopo trovarsi impegnati e non riuscire ad onorare l'impegno preso. È fondamentale che noi riusciamo proprio a controllare tutte le emozioni in modo che noi possiamo decidere bene che direzione prendere nella nostra vita. Non vogliamo essere di quelle persone che ogni giorno fanno in base a come si sentono e non concludono mai nulla, perché oggi se mi sento di iniziare un lavoro e domani non mi sento, io non lo porterò a compimento. E allora è fondamentale invece avere un punto fisso e decidere cosa vogliamo fare, anche per quanto riguarda il servizio al Signore. Ora voi ci pensate se una persona decide, per esempio, di andare in missione e poi al primo ostacolo ritarda l'aereo, dice no, non voglio partire più perché mi sono arrabbiato, la compagnia aerea non mi ha fatto, mi sta facendo arrabbiare, hanno ritardato il volo e non parte più. Si blocca. Oppure supera quel momento di nervosismo, poi arriva sul posto, non trova chi lo agevola nell'ingresso in quel paesaggio, in quel paese dove lui vuole evangelizzare. Allora, preso dalla frustrazione che quella persona non lo ha autorizzato, fa di nuovo i suoi bagagli e se ne torna di nuovo a casa. Noi dobbiamo essere delle persone determinate, che non si fanno bloccare. Quando la moglie di Giobbe disse a suo marito, lascia perdere Dio e muori, stava in poche parole dicendo: rinuncia ad essere servo di Dio. Dio stesso lo chiama il mio servo Giobbe. Quante volte ci siamo trovati in delle grandi difficoltà dove qualcuno ha detto: ora lascia perdere il servizio a Dio, pensa al problema che stai vivendo. È più importante, ora risolvi prima, poi dopo penserai a servire il Signore. In poche parole ci stanno dicendo: lascia perdere Dio e muori. Lascia perdere il servizio a Dio e muori. Noi vogliamo essere invece determinati, vogliamo essere di quelle persone che nel momento in cui hanno deciso, sono fermi nei sentimenti. Il passaggio della parola di Dio è meraviglioso, cioè colui che è fermo nei suoi sentimenti, quali sentimenti? Ha detto bene Enza, c'è cioè differenza tra emozioni e sentimenti. E noi non serviamo il Signore perché proviamo l'emozione e un po' di euforia, noi serviamo il Signore perché il nostro sentimento è un sentimento profondo d'amore per Lui. E quando noi abbiamo deciso di servire il Signore, non lo facciamo perché ci sentiamo obbligati a farlo, ma perché noi siamo legati dall'amore che abbiamo per Lui, dall'amore che Egli ha per noi. Quindi chi è fermo nei suoi sentimenti e non chi si muove per emozione, a quello tu conservi la pace, perché sarà fermo nei sentimenti. Allora noi oggi dobbiamo chiedere una cosa al Signore. Signore, forse in questo momento ci sono delle persone che stanno seguendo, che un giorno sono pieni di euforia ed amore per Dio e lo vogliono servire. E un altro giorno dicono: no, non mi interessa più niente, non voglio sentire più di nessuno, non voglio sentire più a nessuno, mi hanno stancato tutti. Forse tu sei tra quelli che si fanno muovere dalle sensazioni, dalle emozioni. Oggi scopri l'amore vero, quello che ti rende una persona stabile, una persona che è ferma in Dio e continua a servirlo nonostante tutto, anche se ci sono delle avversità, se ci sono delle perdite, se ci sono delle persone che ti vengono contro, se c'è disgusto nella tua vita. Ognuno di noi ha provato disgusto. Sapete una cosa? Non c'è cosa peggiore di provare disgusto quando si avvicinano alla nostra vita i religiosi.
Quando vengono i religiosi con le loro regole, con la loro perfezione, noi proviamo dentro di noi un grande disgusto. Dobbiamo chiedere a Dio, Signore, dammi autocontrollo, perché è veramente difficile tante volte mantenere l'autocontrollo davanti a delle affacciate. Noi dobbiamo dire oggi pomeriggio, Signore, esamina la mia vita, aiutami veramente ad essere un uomo e una donna che non si lascia gestire da queste emozioni che vengono all'improvviso, che sono istinti, come ha detto Enza, sono istinti animaleschi. Ma noi vogliamo essere dei figli di Dio che hanno un autocontrollo e hanno una sobrietà e fanno vedere al mondo che c'è differenza tra chi serve e chi non lo serve. Persone quando ci guardano non devono dire ah, che bravo, conosce a memoria tutte le regole. Devono guardarci e dire ah, la sua condotta è diversa da quella degli altri. E non è una condotta fatta di apparenza, ma è fatta proprio di sentimento verso Dio, di sentimento verso il prossimo, perché in realtà l'amore di Dio si riflette nella nostra vita in base a come noi ci relazioniamo con gli altri, in base alle emozioni, in base a quello che proviamo, all'empatia che abbiamo verso gli altri. Allora noi vogliamo proprio chiedere al Signore anche di benedire tutti i nostri sentimenti, di aiutarci ad avere un autocontrollo che viene, come abbiamo detto prima, dalla pienezza dello Spirito Santo. Enza, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Vedevo che avevi qualche altro appunto, qualche verso, qualche Sì, esortazione. infatti volevo dire anche che non dobbiamo neanche sopprimere le nostre emozioni perché non se ne vanno via, anzi staranno lì poi a bollire e poi esploderanno come una pentola a pressione. Quello invece che dobbiamo fare è investigare le nostre emozioni e provare a scoprire qual è il motivo per cui ci sentiamo in quel certo modo. Presentiamo questo motivo, come avevo detto, già al Signore in preghiera e valutiamolo anche alla luce della parola di Dio. Anche se non abbiamo direttamente influenza sulle nostre emozioni, direttamente su quel momento, invece possiamo influenzare i nostri pensieri e controllare il nostro comportamento. Questo sì, ce la facciamo. Seguendo l'esempio di Gesù, meditando la parola di Dio, possiamo allineare i nostri pensieri alla volontà di Dio. E così di conseguenza, nel tempo, le nostre emozioni saranno sempre più conformi al modello di Gesù, come anche vediamo nella Bibbia che Gesù aveva provato anche tante emozioni, ma lui l'ha saputo sempre gestire in un modo eccezionale. E infatti sta scritto che Gesù è stato, aspetta, ce l'avevo scritta qualche parte, è stato tentato come noi senza però commettere peccato. E così anche nelle sue emozioni lui ha provato compassione, ha provato pietà, ha giubilato e si è indignato anche quando i discepoli non volevano fare avvicinare i bambini a lui, o anche nel tempio abbiamo visto quando lui si è cacciato fuori cambiamonete. Gesù ha provato tante emozioni come noi, e però in ogni emozione che lui ha provato non si è lasciato trascinare, ma ha fatto tutto secondo la volontà di Dio, secondo con autocontrollo, conosciamo il frutto dello Spirito Santo, l'amore, l'autocontrollo, e questi devono essere manifestati nella nostra vita. Anche volevo aggiungere che una fede fondata sulle emozioni è anche una fede a rischio. È come quel seme quando nella parabola del seminatore che cade sul terreno roccioso, è superficiale, non ha radice. E così porta subito frutto perché è motivato dalle emozioni, guidato dalle emozioni, però non è duraturo. E infatti alla prima difficoltà si arrende. Invece la fede ha bisogno, della parola di Dio per crescere. È proprio una lettura sistematica che produce stabilità nella nostra vita spirituale e emotiva, naturalmente. Più leggiamo e meditiamo la parola di Dio, più impariamo a conoscere il Signore, ma anche noi stessi. È perché la parola ci rivela proprio quello che c'è dentro di noi, anche cose che neanche noi stessi riusciamo a vederle. E questo infatti lo leggiamo in Ebrei 4:12, dove c'è scritto che la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e che penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, ma giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. È quello che ci aiuta anche per poter controllare i nostri sentimenti, emozioni e sentimenti, è conservare la parola di Dio nel nostro cuore. E più la conserviamo nel nostro cuore, più la meditiamo giorno e notte, riflettiamo sulle verità bibliche, e più possiamo gestire le nostre emozioni e agire non secondo come ci sentiamo,
ma secondo com'è la volontà di Dio. Grazie Enza, Dio ti benedica. Benedizioni, che il Signore si usi di Grazie. te. Grazie. Bene, abbiamo parlato oggi di questo argomento importantissimo, abbiamo considerato quanto è importante non farsi controllare dalle emozioni, però quello che sento di condividere con voi in chiusura è che prima di controllare le proprie emozioni bisogna riconoscerle. Se noi non riconosciamo che siamo mancanti in alcune aree della nostra vita, mai possiamo correre ai ripari. Se per esempio io so che quando qualcuno mi dice fa un cattivo giudizio sulla mia persona, io sono una che si arrabbia facilmente e che reagisce subito in malo modo, vuol dire che di base ci sta qualcosa che non va, non ho abbastanza consapevolezza di chi sono e non ho ancora compreso che quelle cose che stanno dicendo su di me non sono vere, è soltanto un loro pensiero. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è riconoscere quali sono le defaianze nella nostra vita, qual è l'area della tua vita, parlando sempre delle emozioni, che sono per te un problema. Sei irascibile? Sei uno che facilmente si va in collera? Qual è il tuo problema? Qual è la cosa che ti fa stare male? Qual è la cosa che ti domina di più? Tu devi riconoscerla, è come quando uno ha per esempio la febbre. Allora, nel momento in cui tu dici no, vabbè, ho febbre, non ne ho, tu stai ignorando che hai la febbre, però in realtà il termometro continua a salire. E tu devi prendere le precauzioni, devi prendere il medicinale giusto per far abbassare il livello della febbre, devi andare anche a vedere la causa che sta procurando quella febbre. Quindi se ho fatto l'esempio prima, se le parole degli altri, se il giudizio degli altri possono provocare in te una reazione sbagliata, innanzitutto tu devi riconoscere che in realtà sei vulnerabile, che quindi queste parole subito ti toccano nella suscettibilità, lo devi riconoscere. E poi devi andare a vedere perché ti toccano nella suscettibilità. Forse tu dai troppa importanza a quello che dicono gli altri. Noi dobbiamo imparare a fare un esame di noi stessi e dobbiamo imparare a comprendere quali sono le cause. Dobbiamo scrutare le nostre azioni e le nostre reazioni, dobbiamo capire il perché. Cosa ci fa comportare in un certo modo? Qual è il problema? Scoperto il problema, lo riconosciamo e poi passiamo subito all'azione per cercare di controllarci. Quindi ci fermiamo e pensiamo un attimo, aspetta, questo è quello che loro hanno detto di me, è vero? È vero che questo di me? Se è vero, allora io cercherò di aggiustarmi, perché anche il giudizio degli altri tante volte viene nella nostra vita per migliorare il nostro modo di essere. Ma se non è vero, e allora perché mi sto arrabbiando? Perché sto provando frustrazione? Perché io sto reagendo male? Perché? Allora, noi dobbiamo prima riconoscere, esaminarci, riconoscere e poi passare all'azione per controllare. Quindi la prossima volta, quando qualcuno, poi fatta questa valutazione, fermandoti un attimo solo, guardate, una terapia è molto efficace, fermarsi e parlare con se stessi. Fermarsi e parlare con se stessi non è da folli. Noi stiamo praticamente ragionando tra noi e noi, stiamo riflettendo, stiamo meditando sulla parola di Dio. Signore, ci date degli strumenti anche per ragionare. Signore ha messo nella nostra testa un cervello per ragionare. E quando noi ci fermiamo a parlare con noi stessi e consideriamo e valutiamo le nostre azioni, quello che causano le nostre azioni, e ci fermiamo un attimo anche a comprendere il perché noi abbiamo agito così e a scandagliare un poco tutte le situazioni, ci aiuta. E la prossima volta, quando ci troviamo in un momento, nel momento in cui c'è qualcuno davanti a noi che dice una parola di troppo, e magari in quella parola di troppo ci offende, noi riusciamo ad avere il pieno controllo perché l'esame già l'abbiamo fatto. Quindi riusciamo a stare tranquilli, anche se vuole uscire un po' fuori il fuoco della nostra emozione in quel momento di rabbia, di frustrazione, noi riusciamo a mantenerla sotto controllo perché abbiamo già ragionato prima. È importante quindi, alla luce della parola, innanzitutto comprendere che noi non siamo quello che dicono gli altri. Quello che dicono gli altri lascia il tempo che trova. Per noi è importante quello che Dio pensa di noi. Quindi la prima cosa da fare è trovare la propria identità in Cristo. Se c'è qualcosa che può renderti un uomo o una donna frustrata, è proprio voler essere quello che non sei. Se il Signore ti ha chiamato a un servizio, se il Signore ha messo nella tua vita dei talenti, se il Signore ti ha dato delle capacità, vuole che tu traffichi quel tipo di talenti. Vuole che tu sia te stesso, non devi copiare un altro, non devi essere uguale a un altro, non devi essere quello che non sei. Tu
Tu devi essere quello che sei, ma devi lasciare che lo Spirito Santo ti modelli e che usi addirittura le tue emozioni per il tuo bene. Quindi gestire le emozioni con l'aiuto dello Spirito Santo, che in noi è tutto quello che ci serve, la pienezza dello Spirito Santo. C'è un versetto in Proverbi 25-28 che dice: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Quando noi non abbiamo autocontrollo, in realtà non abbiamo la protezione, perché nella mancanza di autocontrollo possono avvenire le cose più terribili. Possiamo da noi stessi provocare intorno a noi dei disastri che poi dopo è difficile riparare. Ci sono delle persone che usano delle parole in modo scellerato, senza nemmeno rifletterci tanto, e distruggono la vita degli altri. Distruggono la reputazione degli altri. Sono delle persone che quando parlano non hanno proprio autocontrollo in quello che dicono e parlano così, senza un freno. Eppure non si rendono conto che oltre a danneggiare gli altri stanno danneggiando loro stessi. Saranno quelli che si fanno terra bruciata intorno, perché nessuno vorrà avere a che fare con delle persone che non hanno autocontrollo. È difficile avere a che fare con persone che non hanno autocontrollo. Ecco perché è importante che anche noi insegniamo ai nostri figli di sapersi controllare nelle emozioni. Se noi amiamo veramente i nostri ragazzi, dobbiamo anche avere il coraggio di dire loro cosa fanno di sbagliato e di non far passare sempre tutto liscio i capricci, gli isterismi, perché così facendo noi stiamo crescendo delle persone che sono destinate a rimanere sole. Perché la gente non vuole stare con gente che non ha autocontrollo. Io voglio stare sicuramente con qualcuno che sì, si arrabbia, ma che con la sua rabbia non mi divora. Sì, si arrabbia, ma è controllato. Con una persona che non è d'accordo con me, ma è controllato. Non mi scaglia contro tutti i giudizi, tutte le parole e tutte le offese che ha dentro di sé, ma è controllato. Prende in considerazione anche il parere degli altri, una persona controllata. Anche se non è d'accordo con te, è controllato. Quindi noi amiamo i nostri figli quando proprio gli insegniamo come si fa a gestire le situazioni più difficili, quelle che li fanno arrabbiare di più. Mamme, soprattutto, noi dobbiamo essere in grado di dare ai nostri figli la capacità di sapersi gestire da soli, anche quando sono con gli altri, anche quando sono a scuola, anche quando sono con i loro amici. Dobbiamo loro insegnare che è importante controllare le proprie emozioni. Non possiamo essere di quelli che appena aprono la bocca dicono tutto quello che pensano. E questa non è lealtà, aprire la bocca e dire tutto quello che pensi. Non funziona così. Quindi anche noi vogliamo chiedere saggezza a Dio, e dire: Signore, aiutaci veramente a saper dare delle buone indicazioni affinché i nostri figli, ma anche i nostri amici, i nostri conoscenti, attraverso il nostro insegnamento, possano vivere una vita di qualità migliore e possano essere di quelli che cercano la pienezza dello Spirito Santo per aiutarsi da soli, per aiutarsi, farsi aiutare dallo Spirito Santo, a controllarsi, a diventare uomini e donne controllati, in modo che nessuna cosa li possa abbattere, non possono essere colti all'improvviso da disastri perché sono stati controllati nelle loro azioni e nelle loro parole. Vi ringrazio per averci seguito, grazie a tutti quelli che incoraggiano le nostre vite con dei messaggi, siete veramente straordinari, che Dio continui a benedirvi. Vi ricordo i nostri appuntamenti sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 14. Ci vediamo alla prossima diretta.